Avanti, mettiamo tutti la mano qui. Qualcuno chiusi. Vado? Andiamo? Un attimo, c'è il signor Canassi che sta arrivando ora. Io sono pronto. Ci siamo? Possiamo? Stefano! Bimbi e bimbe, ragazzi e ragazze, vado. Signori e signori, benvenuti al primo raduno regionale Giacchi Verdi. Buon divertimento e buona giornata. Breve e conciso. Voglio dare un ringraziamento particolare anche al gruppo ippomontato del Corpo Forestale. Ringrazio gli ispettori, il gruppo a cavallo e il Corpo Forestale della Regione Siciliana. Grazie al Comune di Palazzolo che ci sta ospitando, grazie agli stand presenti, agli sponsor, al centro di servizi per il volontariato che con il suo cofinanziamento ha reso possibile, anche loro hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione. Credo di non dimenticare nessuno, gli sponsor ci hanno sponsorizzato, la ditta Bacco che produce pistacchio di Bronte, noi veniamo da Bronte, la sede legale e regionale dell'associazione si trova a Bronte, quindi ci siamo voluti fregiare di questa chicca che è il pistacchio di Bronte, che è una perla della Sicilia. Vi ringrazio ancora una volta, passo la parola al capogruppo di Palazzolo, signor Bordieri, e vi auguro buon divertimento. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti tutti. Io voglio ringraziare in particolare il sindaco Carlo Scibetta, gli assessori per averci dato più che altro l'autorizzazione per questa bella manifestazione che è alla Villa Comunale. Voglio ringraziare anche alla Consulta Giovanile che si sono resi molto disponibili, e Anna ha dimenticato come sponsor ufficiale Bennunzio Mancimi. Volevo soltanto dire che Palazzolo può
ci crede in questa cosa. L'abbiamo fatta a Palazzolo perché abbiamo una villa comunale che è splendida, c'è gente che non l'aveva vista e tante volte è venuta a Palazzolo ma non l'aveva vista. Quindi io vi ringrazio, ringrazio alle scuole elementari, alle maestre che hanno portato i bambini qua oggi, alle scuole superiori e basta. Grazie di tutto, voglio passare un po' la voce al presidente regionale e poi al sindaco Carlo Scibetta. Grazie mille. Riprendo la parola perché in queste occasioni capita sempre che uno si dimentica qualcosa e comunque vi volevo informare e volevo ringraziare i volontari stranieri che fanno parte, che sono ospiti nell'associazione Giacche Verdi di Bronte, del gruppo di Bronte. Grazie ai ragazzi che vengono dalla Germania, dalla Turchia, dalla Francia e da Palermo e da tanti altri posti dispersi nel mondo. Grazie ragazzi e grazie a tutti i volontari Giacche Verdi Sicilia. Se non fosse per voi non potremmo fare tutto questo. Grazie. Buongiorno a tutti. Una giornata all'impronta dell'ecologia. Non è un fatto casuale che oggi, approfittando di questo raduno delle Giacche Verdi, nel contempo abbiamo inserito una serie di attività che sono un'attività nel rispetto dell'ambiente. Quali sono queste attività che potete vedere? Al di là della vendita dei prodotti tipici locali, che già è un fatto estremamente importante perché leghiamo il prodotto al territorio, da quest'altro lato potete vedere un ecocompattatore. Questo ecocompattatore che oggi stiamo presentando insieme alla ditta Ecolandia di Leone e Paolo, li troverete già da lunedì davanti ai supermercati che hanno creduto nell'iniziativa e quindi fin dall'inizio si sono convenzionati. Come funzioneranno questi ecocompattatori? Ognuno di noi si recherà di proposito oppure per andare a fare la spesa ne va al supermercato, troverà il macchinario davanti al supermercato, lo troverà anche in area comunale perché il primo lo metteremo a Piazza Acre, porta con sé le bottiglie di plastica o i contenitori di alluminio, tutta una serie di rifiuti che oggi nella generalità dei casi, se non vanno a finire nel cassonetto colorato della raccolta differenziata, viene messo nell'indifferenziata e da noi smaltito definitivamente in discarica. Con questi macchinari viene inserito il rifiuto all'interno del macchinario, il macchinario provvede a schiacciarlo e rilascerà al cittadino uno scontrino. Questo scontrino potrà essere portato, presentato al supermercato o ai punti vendita convenzionati per ottenere, questo è l'eco scontrino, per ottenere uno sconto sulla spesa che viene fatta. Quindi con questa azione il cittadino da un lato si rende partecipe a una iniziativa che è utile per il rispetto dell'ambiente perché sottraiamo rifiuti alla discarica, dall'altro lato destiniamo questi rifiuti a riciclo e recupero e quindi come tale facciamo un'azione positiva per l'ambiente. Dall'altro lato c'è l'aspetto economico, il cittadino che viene invogliato perché sostanzialmente risparmierà con questa sua azione sulla spesa. Quindi a tutti gli insegnanti e alle maestre e ai bambini vi raccomando di osservare davanti ai supermercati convenzionati questi macchinari e soprattutto di utilizzarli nella maniera consentita. Ora poi per questa cosa lascio la parola agli interessati che ci spiegheranno nel dettaglio nel tutto come ne funzionerà. Un'altra cosa che volevo dire, oggi vedete i cavalli, perché i cavalli all'interno della villa comunale? Vediamo i cavalli all'interno della villa comunale perché abbiamo voluto lanciare un messaggio diverso, la villa può essere vissuta,
può essere in qualche modo da noi, fra virgolette, abitata anche attraverso gli animali, anche in questo caso attraverso i cavalli. Domani tra l'altro ci sarà l'angolo solo che danno Bordieri e di tutti coloro che oggi stanno partecipando all'iniziativa. È chiaro che un ringraziamento particolare va anche al corpo forestale, alla scuola elementare il Plesso Fava per questa partecipazione. E a tutti auguro una buona giornata, ricordando che il programma prevede l'intera giornata alla villa, ma ci sarà una seconda giornata domani che continuerà alla villa e con una fase che si estenderà al centro abitato, perché domani mattina alle 10 è prevista la passeggiata a cavallo all'interno del centro abitato. Questa sera siete tutti invitati allo spettacolo, uno spettacolo musicale, un gruppo country che si terrà all'interno della rotonda dove abbiamo il prato. Quindi buona giornata a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Il vice sindaco. Do il benvenuto al vice sindaco di Niscema e lo ringrazio per la sua partecipazione, così come ne ringrazio tutti coloro che oggi per essere a Palazzolo hanno fatto un sacco di chilometri. Quindi lascio la parola al vice sindaco di Niscemi, dopodiché passeremo a illustrare in maniera più dettagliata questo ecocombattatore che la ditta Ecolandia ci ha portato alla villa comunale. Grazie vice sindaco. Grazie a voi, sono molto contento di essere qui oggi, lo devo a un mio amico personale, a una serie di amici personali che sul nostro territorio, ma immagino in tutta la Sicilia, si spendono giornalmente nell'interesse della comunità, delle comunità, senza nulla pretendere in cambio. Ringrazio, l'ho fatto altre volte, l'attestato deve essere anche qui oggi in questo momento di vostra riunione regionale, ringrazio il gruppo delle Giacche Verdi di Niscemi, perché sono sempre disponibilissimi nei confronti dell'amministrazione e della cittadinanza per tutti gli interventi che si rendono necessari. Per me è uno sforzo essere qui, non so se si vede, ho la faccia un po' gonfia, però veramente ci tenevo tantissimo, perché credo che l'amministrazione debba, quando serve, come in questo momento, rendere palese l'interesse che ha nel confronto del terzo settore e in particolare nel confronto di uomini e donne come le Giacche Verdi che tutti i giorni si spendono per le nostre comunità. Grazie, grazie, grazie a voi. Adesso lasciamo la parola a poco fa c'è il signore che ci voleva spiegare nel dettaglio il funzionamento dell'ecocompattatore. Permesso. No, il sindaco, intanto voglio complimentarmi perché è stato bravissimo. Magari quando ha sempre un futuro un posto di lavoro, è stato bravissimo nella presentazione del macchinario. Però volevo aggiungere delle cose. Noi siamo operativi da lunedì, giustamente, con gli impianti, chiaramente è tutto da fare. Le macchine, oltre a rilasciare quelli che sono buoni spesa nei supermercati aderenti, rilasceranno anche buoni carburanti con grosse aziende che stanno arrivando anche in Sicilia, come non faccio i nomi per non fare pubblicità, chiaramente ci saranno anche grossi gruppi di acque minerali che daranno le acque gratuitamente per il risparmio del CO2. Oramai siamo arrivati a una soglia di 400 mg di CO2, siamo al massimo storico, oltre non possiamo andare. Quindi le macchine vi premiano non solo con il buono spesa, il buono carburante, ma soprattutto alle maestre mi rivolgo cortesemente, ai bimbi. Voi se venite qui da noi avete un piccolo gadget, noi diamo ai bimbi piccoli tutti i buoni libri, quadernoni, album, penne, tutto il materiale didattico scolastico per poter studiare come si fa una corretta raccolta e come si difende l'ambiente e la natura. Quindi avrete anche nelle scuole cartellonistica e tutto quello che bimba aderisce. Per i più grandi ci saranno le cosiddette ricariche telefoniche, perché la macchina ha determinati conferimenti da delle ricariche telefoniche di tutti i carrier da 5 e da 10 euro, quindi incentiviamo queste cose. È giusto che chi lo fa e chi è bravo venga premiato, chi non se ne frega niente deve pagare anche per quello che lo fa bene, basta, altrimenti la natura non la difendiamo. Ecco, era semplicemente un mio intervento, ma penso di aver finito, ha già detto tutto il sindaco, va bene? Buona giornata, buon divertimento e grazie dell'ospitalità, arrivederci.
Christine, io volevo sottolineare l'importanza di questo modo di fare raccolta differenziata, volevo aggiungere che ne va ad integrazione del sistema di raccolta con i cassonetti, quindi i cassonetti rimarranno quelli colorati, ma davanti ai supermercati in alcune aree comunali troverete anche questi macchinari, questi ecocompattatori che vi consigliano, anzi in qualche modo vi invogliono, vi supplico ad utilizzare nell'interesse dell'ambiente e nell'interesse della nostra comunità. Grazie. Grazie, grazie.